presa dal web, ma la cosa dimostra nella sua semplicità e banalità quanto sia importante stabilire una scala di valori nella propria vita, perché spesso, insomma, ci troviamo a consumare la vita senza poi saper capire o saperci spiegare come e perché abbiamo vissuto, insomma, che senso abbiamo dato alla nostra vita e dove stanno le cose che danno un senso. Un professore stava davanti alla sua classe di filosofia e aveva davanti a lui alcuni oggetti. Quando la lezione incominciò senza dire una parola, prese un grosso barattolo di maionese vuoto e iniziò a riempirlo di palline da golf. Quindi chiese agli studenti se il barattolo fosse pieno. Essi hanno convenuto che lo era pieno. Allora il professore prese una scatola di sassolini e li versò nel vaso. Lo scosse leggermente, i ciottoli rotolarono negli spazi vuoti tra le palline da golf e chiese di nuovo agli studenti se il barattolo fosse pieno. E si dissero che lo era. Allora il professore prese una scatola di sabbia e la versò dentro il vasetto e naturalmente la sabbia si sparse dovunque all'interno. E chiese ancora una volta se il barattolo fosse pieno e gli studenti risposero con un unanime sì. Il professore estrasse quindi due birre da sotto il tavolo e versò l'intero contenuto nel barattolo. Effettivamente si riempirono gli spazi vuoti e gli studenti iniziarono a ridere. Ora, disse il professore, non appena le risate ebbero fine, voglio che vi rendiate conto che questo barattolo rappresenta la vita. Le palle da golf sono le cose importanti, la vostra famiglia, i vostri figli, la vostra salute, i vostri amici, le vostre passioni preferite. E se tutto il resto andasse perduto e solo queste rimanessero, la vostra vita sarebbe ancora piena. I sassolini sono le altre cose che contano, come il lavoro, la casa, la macchina, la sabbia e tutto il resto, le piccole cose. Se mettete la sabbia nel barattolo per prima, ha continuato, non c'è spazio per i sassolini e per le palle da golf. Lo stesso vale per la vita. Se utilizziamo tutto il nostro tempo ed energia per le piccole cose, non avrete mai spazio per le cose che sono importanti per voi. Fai attenzione alle cose che sono cruciali per la tua felicità. Trascorrete il tempo con i vostri bambini, trascorrete del tempo con i vostri genitori, visitate i nonni. Prendete il vostro coniuge e portatelo fuori a cena. Gioca con gli altri. Ci sarà sempre tempo per pulire la casa e falciare il prato. Prenditi cura delle palle da golf prima, le cose che veramente contano. Stabilisci le tue priorità. Il resto è solo sabbia. Uno degli studenti alzò la mano e chiese cosa rappresentasse la birra. Il professore sorrise e disse: "Sono contento che hai chiesto. Le birre dimostrano che non importa quanto piena possa sembrare la vostra vita, c'è sempre spazio per un paio di birre con un amico."